Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare un video a tema Dragon Ball, un video lungo, spero non eccessivamente, di non tediarvi troppo, ma voglio rispondere a una domanda che spesso mi avete fatto, vale a dire, se dovesse esserci un nuovo torneo del potere, chi porteresti, voi mi avete chiesto, chi porteresti tu mondo come ipotetico team, quindi quali tra i 10 personaggi dell'universo 7 porteresti? Allora, io partirei, perché la domanda è interessante, ma da un presupposto un po' differente, vale a dire, un eventuale nuovo torneo del potere, io auspico veramente che ci possa essere in Dragon Ball Super, ovviamente con delle premesse differenti, vale a dire non credo che ci sarà un nuovo torneo del potere dove ci sarà nuovamente in ballo il destino degli universi, vedrei meglio personalmente un torneo del potere sviluppato sulla modalità del torneo Tenkaichi per capirci, quindi un torneo in forma amichevole, fra virgolette, e qui, quindi, i villain verrebbero un po' a mancare, non sarebbero portati, non avrebbe utilità portare Freezer in un eventuale torneo perché non avrebbe interesse a partecipare lui, Gas, Moro o Molo. Insomma, quindi, chi porterei? Andiamo veloci al punto, quindi vi dico i 10 nomi e vi darò magari anche qualche spiegazione. Beh, ovviamente i primi due che non possono mancare mai sono sempre Goku e Vegeta, i due veri protagonisti di Dragon Ball Super. Vegeta forse anche un po' più protagonista rispetto alle serie precedenti, l'abbiamo visto tanto in Z, ma credo che in Super abbia avuto un ruolo molto centrale. Goku invece è il protagonista di sempre. Due guerrieri fantastici, sempre pronti a migliorarsi e che hanno anche potenzialmente l'opzione della fusione, che non è da sottovalutare perché non conoscendo gli altri universi, io conoscendone solo una parte, potrebbero esserci degli avversari fortissimi. Quindi Goku e Vegeta d'obbligo. Il terzo personaggio che porterei ovviamente è Gohan. Con l'ultima trasformazione, con la trasformazione quindi di Gohan nella forma Beast, l'abbiamo visto arrivare forse addirittura già ai livelli dell'ultra istinto di Goku, e quindi un combattente formidabile che nasconde un potenziale immenso, Gohan non può assolutamente mancare. Come quarto personaggio porterei Broly, Broly che l'abbiamo visto nell'ultimo capitolo, pare sia riuscito a dominare il Super Saiyan, a dominare parte almeno della sua rabbia. Quella è una scelta pericolosa, Broly, secondo me, al torneo del potere, perché potrebbe avere momenti di follia, però necessaria in quanto è a tutti gli effetti uno tra i più forti personaggi in Dragon Ball e credo che sia lui che Gohan potrebbero essere decisivi nel futuro della serie. Quinto personaggio, allora, Majin Buu, ragazzi, vi dico, perché Majin Buu è fortissimo, ma non è solo fortissimo, può anche fungere come supporto, vale a dire guarire i suoi compagni. Sappiamo che Majin Buu doveva far parte della prima squadra del torneo del potere, quello che c'è in realtà stato in Dragon Ball Super, non è stato così per motivi noti a tutti e devo dire che è stata una grave perdita perché poteva essere un elemento veramente fondamentale, quindi in un nuovo torneo non potrebbe mancare Majin Buu. Al sesta posizione su 10 io ci metto Granola. Perché? Non sappiamo innanzitutto quanti anni di vita restano a Granola, sapete che ha fatto un patto per avere tutta questa forza, però attualmente Granola dovrebbe essere uno degli esseri, se non l'essere più forte dell'universo 7. Più forte dei combattenti normali, ecco, escludiamogli della distruzione, gli angeli, però quindi è ancora a tutti gli effetti probabilmente più forte sia di Goku che di Vegeta. E Granola non è un villain come Gas, voglio dire, il tutto penso che sia chiarito alla fine della saga di Granola e potrebbe essere una pedina assolutamente fondamentale. Come settimo personaggio mi porto Piccolo, oltre ad essere il mio personaggio preferito, sono immensamente grato del fatto che sia tornato in auge. Non mi fa impazzire la forma Orange Piccolo, è bella, ma preferisco Piccolo normale, però sono contento che sia tornato ad avere un power level più vicino a quello degli altri combattenti, quindi di Goku e Vegeta, anche se credo che sia in realtà un po' lontano da loro, ma di tutti gli altri ci può stare, quindi avendo partecipato al primo senza trasformazione Orange, in questo sarebbe spaziale vederlo. Ero arrivato al, non mi ricordo, vado avanti, Gamma 1 e Gamma 2. Sì, porterei loro invece di Goten e Trunks, perché? Perché Goten e Trunks non hanno fatto ancora quel salto necessario per diventare dei veri guerrieri. Sono ancora una macchietta all'interno del Dragon Ball Verse, non vengono trattati nella giusta maniera, secondo me, neanche da Toyotaro, però questo è quello che abbiamo di Goten e Trunks e io cercherei e eviterei di portarli. È vero che anche loro hanno la fusione, lasciamo perdere come la fanno ogni volta, però potenzialmente hanno la fusione in Gotenks, che è molto importante.
Però abbiamo già avremo già Goku e Vegeta che alla malparata possono fare la fusione più bella in assoluto. Sto parlando di Vegeta, però vabbè, anche Gogeta ovviamente. Quindi porterei invece Gamma 1 e Gamma 2 che sono molto molto affiatati e devo dire sono anche molto forti. L'hanno dimostrato, quindi secondo me potrebbe essere una chiave anche a livello strategico importante, cioè Piccolo e Gohan che sono affiatatissimi. Gamma 1 e Gamma 2 che sono altrettanto affiatati. Majin Buu che cura la gente. Poi abbiamo Goku e Vegeta che sono spaziali, Granola che è fortissimo e Broly che è l'unica vera grande incognita. Manca solo un posto e quel posto io lo do a Muten Roshi. Perché a Muten Roshi? No, sto scherzando, ovviamente non lo do a Muten Roshi, ragazzi, questa è una scammata. No, l'ultimo posto lo do a C17, altro personaggio che personalmente amo tantissimo e sono stracontento che anche lui abbia avuto un aumento enorme del suo power level in Dragon Ball Super e credo sia il personaggio, l'androide sicuramente più forte dell'universo 7, almeno a memoria, e uno dei personaggi più forti all'interno appunto dell'universo 7 e non può non essere, diciamo così, convocato, non può che prendere parte al torneo. Ecco ragazzi, questi erano i miei 10 personaggi che porterei dietro. Vi ho dato anche una leggera spiegazione del perché e del per come. Insomma, sono curiosissimo invece di sapere chi portereste dietro voi, perché portereste dietro una persona invece che l'altra, un personaggio invece che l'altro, se siete d'accordo con la mia scelta, se non siete d'accordo, insomma, come sempre, ampio spazio ai commenti. Se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video e io vi ringrazio come sempre per tutto quello che fate per il canale.